Nel Giovanni Paolo II, a porte chiuse, il Nardò trova la forza per mettersi alle spalle le difficoltà e tirare un sospiro di sollievo. I Granata giocano meglio, ma nella prima frazione Loppido a creare i pericoli maggiori. Al 21esimo Salerno esce avventurosamente sul corner, ma poi riesce a respingere la conclusione successiva. Tre minuti più tardi, ancora il portiere di casa protagonista, quando dice di no a Renzi prima del decisivo intervento di Raponi. Dopo la mezz'ora, il Toro reclama un penalty per questo tocco di mano sul colpo di testa di Raponi. Al minuto 38 ci prova Patera, che si ritaglia lo spazio per un bel destro che termina a lato. Nel finale accade di tutto. Prima Salerno respinge con un prodigio la volea di Costa, poi Cammarota termina a terra in area dopo un presunto contatto con Vetrugno. L'arbitro non abbocca e lo ammonisce per la seconda volta, Oppido in 10. Nel recupero, però, gli ospiti passano con questa punizione di Vaccaro che coglie impreparato Salerno. Nella ripresa, il Nardò mette subito in campo i suoi propositi di rivolta. Al quinto i Granata chiedono un altro rigore per un tocco di mano sul cross di Palma. Al 12esimo arriva l'1-1. Politano sfonda e serve Colucci che fa tremare il palo. Il pallone torna sui piedi di Politano che crossa per il tapin di Febraro. La squadra di Longo aumenta la spinta e il vantaggio arriva con il solito corner che trova la testa di Uriel Raponi. Per il difensore argentino, anima di questo Nardò, il terzo pesantissimo gol in campionato. Pochi minuti e arriva anche il centro della tranquillità, siglato da Taurino dopo l'azione sulla sinistra dello scatenato Palma. Anche senza la cornice di pubblico di sempre, il Toro riesce a rialzarsi, dimostrando una volta in più il carattere che gli ha permesso di non naufragare.